Salve cari amiche ed amici che mi seguite in YouTube, come state? Io bene, mi sono svegliato di buon mattino e adesso sto per fare la mia colazione mangiando un alfajor. Già che ci siamo, vi dico che ho fatto molti tutorial facendo colazione con il mate e l'alfajor. Questo è l'alfajor. E questo è il mate, che è una bevanda che si fa un'infusione, si versa l'acqua. Tipo tè, anche se non ha il sapore del tè. Si tritano le foglie, le stagionano e poi si beve così. Si mette zucchero a volontà, con acqua calda ma non troppo. Allora, faccio questo video non tanto per fare un video tutorial di gastronomia casareccia su come fare colazione con il mate e l'alfajor, perché già ne ho fatti abbastanza, ma per parlarvi di un tema il cagnetto che scassa un po' le palle, diciamo. Aspetta, chiudo la porta perché il cane mica smette. Dicevo, intanto che parlo, che faccio il video, ma io pure faccio colazione, perché dopo devo da uscire. Allora, se no, non faccio il video oggi. Invece, ma buco nell'ora della colazione, perché dopo devo stare tutto il giorno fuori casa. Quindi, scusatemi se mangio. Poi devo prendere pure sti medicinali. L'aspirinetta, che per prevenire microcoaguli sanguigni, no, nel cervello. Poi le isoflavone, che servono pure. Questo è per la memoria. Non so come si chiama. Aspetta. Eil Polper B12. Aminoacidi, vitamine B12, che serve per la massa cerebrale. Io ieri ho fatto un video come questo cazzareccio, commentando il fatto che gli hanno rubato un cellulare a Matteo Montesi a Roma, la mia città. Io sono di Castel Palocco, dicendo come la cosa mi avesse scosso, perché quando io ho vissuto a Roma, vabbè che io sono sempre stato a Castel Palocco, nella periferia di Roma, fra Eure e Ostia Lido,
La cosa mi avesse scosso perché ai miei tempi non c'erano furti, perlomeno dove vivevo io, si sentiva Ostia, si sentiva nella stazione Termini. Ma non si sentiva molto a Casal Palocco, anche se avevano rapinato un pensionato che andava alla via di Casal Palocco, la Casal Palocco vecchia, a prendere la pensione. Oggi faccio un nuovo video e quindi, dopo aver detto a Matteo Montesi come mi dispiace che giusto nella mia città gli fosse successo che gli hanno rubato il cellulare, perché lo seguo sempre e lo ammiro in tutto quello che fa, e perché io poi a Roma già non ci vivo da molti anni. Ma quello che sento dal 2000 è veramente dell'incredibile, perché tutte le cose che sono successe dal 2000 ad oggi, in questi ultimi 16 anni, io non le avevo mai ascoltate succedere prima. E quindi mi dispiace per lui, perché è una persona che seguo molto e che stimo e che poi mi diverte molto, ma anche fa vedere come negli ultimi anni ci sia stato un degrado in tutta Italia. Probabilmente dovrebbe anche fare dei video sul degrado a Roma, perché non solo nel nord Italia ci sono stati tanti casi di degrado sociale, forse il degrado si è spinto pure sul terreno culturale. I giovani come possono fare le 6 del mattino bevendo, invece di pensare a leggere, a studiare e fare tutte le cose che vogliono fare di notte, di giorno? Troppe droghe, troppo alcol, troppo fumo. E quindi il degrado ormai è anche culturale, perché la classe dirigente è andata a rotoli. Ma il tema di giorno volevo che fosse, e qui continuo a mangiare perché dopo devo uscire. Su Giuseppe Simone. Era ora che finalmente parlassi di quello che volevo già parlare ieri, ma ho potuto caricare solo un video, perché mi avete seguito fin qua per sapere del tema del giorno, del titolo. Io ho avuto per la prima volta internet dal 2000 al 2006, poi mi si è bruciato il computer, che era un Pentium 3 700 e passa di megahertz. C'aveva una memoria prodigiosa, dei dischi da 256 megabit. Era un compact presario. Adesso invece c'è un computer che è una chiavica, anche quello, perché è del 2010, un Admiral Pentium Dual Core Duo, due nuclei reali, però ormai nel 2016, avendolo comprato nel 2010, magari era tecnologia già vecchia, funziona molto lento. Ho paura che prima o poi mi abbandoni, perché anche questo ha dei problemi di placca grafica, come l'altro aveva iniziato a scomporsi, che non accettava più la placca grafica che gli avevo messo io, l'acceleratore, e cambiava formato. Allora, ho avuto internet per un secondo periodo dal 2013 ad adesso. E chi ti scopro navigando fra i video consigliati? Giuseppe Simone. E ho visto molti dei suoi video. Fatto sta che io dal 2010, ah no, ci ho avuto internet per tre periodi, 2000-2006, 2010-2000, fine 2011,
2013 oggi, però ho avuto due computer soltanto. Dal 2010 febbraio al novembre 2011 ho caricato dei video in un canale che è scomparso, ma non erano miei, facevo assemblamenti di foto. Allora, chi è che mi ha spinto a registrarmi in internet? Non sapevo come avrei potuto fare i video, non sapevo che esito avrebbero potuto avere. Allora, un giorno, fra i video consigliati, perché io avevo iniziato a caricare, cercate nella lista di riproduzione animali, avevo iniziato a caricare video su animali. Poi avevo iniziato a fare dei video sperimentali con un cellulare che avevo regalato a mia madre, il Samsung 2121, e un vecchio cellulare che avevo io, l'LG KP215A. Però venivano delle chiavi di video. Allora, mia madre proprio quell'anno mi aveva anche regalato, non ce l'ho adesso, un Samsung Galaxy Young, un Samsung Galaxy Young della prima generazione, 5360 mi sembra, e vidi i video di Giuseppe Simone e mi ispirò molto, perché ho pensato, se lui riesce a essere originale, a volte con poco, con pochissimo, io che posso fare? Allora mi sono guardato intorno, stavo nella mia stanza e ho detto: certo, da sempre, visto che sono introverso e sono arrivato a essere introspettivo e ho letto molto, da sempre avrei voluto condividere con gli altri le mie letture e avrei anche voluto scrivere qualcosa dai 12 anni. Mi ha sempre rattristato il fatto che è difficile incontrare un editore che ti pubblichi, quindi non ho portato a termine nessuna opera letteraria, però avrei voluto essere scrittore da 12 anni e ho letto un sacco. Quindi i miei primi video sono stati dei commentari letterari, proprio perché gli argomenti, guardandomi intorno, ne ho trovati molti, tutti i libri che ho letto. Allora devo ringraziare Giuseppe Simone, perché lui con poco ha avuto molto successo. Allora io ho detto: beh, se tutti quelli che registrano qualcosa in internet non necessariamente debbono chissà che cosa dire, allora ecco, faccio anch'io un video. Tanto l'importante è sentire di voler condividere qualcosa con gli altri. E mi misi a seguire Matteo Montesi, Giuseppe Simone e tutti i mostri del tubo, per esempio anche l'Orco Patatone. E tutti quelli che gli rispondevano, cioè gli lanciavano degli epiteti, lo sputtanavano, il gladiatore, non so. E poi vidi un video di Travaglio nel quale diceva che il PD ormai si era trasformato in una nave senza capitano che andava alla deriva. Cercate nella mia lista di riproduzione il Capitan Sant'Enchan, perché ho fatto delle video risposte a Travaglio nel quale mi proponevo come capitano della nave del PD, ma lo facevo sul serio, perché io credo che se mi avessero scelto alla guida del PD sarei stato migliore di molti pidini. Poi però non se ne fece nulla. Marco Travaglio non mi rispose. Io gli inviai degli email
ne arrivò di ritorno dal Fatto Quotidiano una risposta generica di quelle che mandano quando hanno degli account che rispondono automaticamente con degli autismi del tipo: abbiamo ricevuto la vostra missiva, vi risponderemo al più presto e tanti saluti e grazie. Però non se ne fece nulla, ma io mi presentai davvero come capitano del PD, come il capitano Santenciano. Però ecco, Marco Travaglio, che cercava nel 2013 o in video precedenti del 2013 un capitano per il PD, non si mostrò molto interessato a trovarne uno. Passò al Movimento 5 Stelle. Ed io mi incontrai a essere un capitano senza navi. Va bene, che fu una delusione, perché io sono molto navigato in internet, ho navigato molto. Quindi, come capitano del PD sarebbe stato sufficiente. D'altra parte, che curriculum hanno gli altri? Portaborse, zerbini. Io invece già nel 2013 avevo 13 anni di navigazione in internet, perché anche quando non ho avuto dal 2006 al 2010 internet in casa, andavo nei computer pubblici, perché non potevo comprare un altro computer. E quando ci ho avuto il computer, ma non ho avuto internet dal 2012 al 2013, contando anche dicembre del 2011, andavo nei computer pubblici. Quindi ho 16 anni di navigazione. Sai che potrei essere come minimo nostromo di internet, oppure vice capitano. Potrei essere comandante comunque di una nave di media stazza. Siccome il PD si è molto ristretto ultimamente, perché ha perso consenso a favore del Movimento 5 Stelle, ecco, da transatlantico, che una volta è stato il PC, è diventato nave di media stazza. Poi si è continuato a dividere in Margherita, Quercia, Girasole, Olivo, tutto il sottobosco del PC. E poi adesso è una nave di media piccola stazza, per cui anche uno stromo potrebbe diventarne capitano. Perché quello di comandante in Italia nella Marina è un grado, ma quello di capitano, o no, al contrario. Capitano è un grado, comandante la può comandare chiunque. Quindi, mentre capitano è un grado, il comandante può anche essere uno stromo. Siccome la nave del PD è rimasta, secondo Travaglio, senza comandante, perché gli manca il capitano, allora se io dopo 16 anni fossi uno stromo di internet oppure un vice comandante, potrei esserne il capitano. Però non si è fatto nulla. Beh, allora, come dire, mi piacevano molto i video di Giuseppe Simone, ne ho visti molti. Poi a un certo punto che è successo? Che iniziavano a sparire. Innanzitutto non ero più sicuro di quali fossero i suoi canali ufficiali e i suoi profili ufficiali in YouTube, Google Plus, Facebook, Instagram, perché continuavano ad apparire e sparire account. Soprattutto quello che si incontravano erano gli stessi video, o erano critiche a lui, e si incontravano dei remix.
come quelli di che fa Christian Hayes, a cui saluto, ciao amico Christian Hayes, perché lui ha commentato dei miei video e quindi forse dovrei averlo salutato dall'inizio, dal principio. Vabbè, mi è sfuggito perché io non scrivo un testo, cioè quando ci provo scrivo d'altro e poi me lo scordo di leggere, non mi va di avere un copione. Io non copio a nessuno, neanche da me stesso. Infatti per quello risulto originale e per quello vi invito a vedere i miei video. Poi se qualcuno come Christian Hayes volesse ispirarsi ai miei video, ben venga, faccia dei collage. Dovrei mettere che tutti i miei video si possono utilizzare per fare dei collage, me lo sono scordato. Quindi se Christian Hayes è interessato a utilizzare i miei video, che me lo comunichi, che gli do licenza. Comunque già da adesso metto che si possono utilizzare i miei video, perché basta selezionare nella lista dei video, magari in questo modo qualcuno che mi sta a strozzare, in questo modo qualcuno sarà interessato a fare dei collage con i miei video, come fa Christian Hayes. Però volevo dire, e poi a un certo punto non ho più visto nulla di Giuseppe Simone. Era grassottello, certo, essere grassi può far male alla salute. L'ho visto ultimamente, perché anche poi, siccome c'era un casino, c'erano troppi canali e poco materiale nuovo, non l'ho più visto dal 2014 o dal 2015. Adesso lo cerco perché ho detto: ma che sarà stato? E non ho trovato un canale che è la collezione di molti dei suoi video che ho già visti, perché li ho visti molti, ma molti. Però non so se è un canale suo originale o no, perché ne ha fatti tantissimi. Lui dice che è stato gli ultimi 9 anni, 10 anni. Ci sono dei video che magari dice che è stato molto più tempo a fare video, anche perché molte volte si vede che sta con una laptop e quindi li gira al momento, c'ha una mezz'ora di tempo per parlare, come qualcuno direbbe, qualche critico, come Andrea Di Pre, che saluto, ciao, come Andrea Di Pre direbbe, ha avuto molto tempo per cazzeggiare al giorno, quindi faceva poi magari, ecco, ha avuto anche il privilegio di avere un internet con una banda larga di 100 megabit, magari fibra ottica, quindi faceva dei video molto pesanti, molto larghi, e ogni giorno, quindi in 9 anni ne avrà potuti fare 365 all'anno, per 9, facciamo per 10, e sono 3650 video. Saturi internet, ti vedono pure i sassi, anche se non vogliono. Però se li merita le visioni che ha Giuseppe Simone, come anche se le merita le visioni Matteo Montesi, e come anche ho seguito Andrea Di Pre, non in tutte le sue interviste, però ho seguito soprattutto quando intervistava, quando facevano, che litigavano come coppia disfunzionale a Giuseppe Simone, che si vedeva lontano 1 chilometro, che erano d'accordo nel litigare perché c'aveva un freno Simone nel voler picchiare a Giuseppe Di Pre, oppure come quell'anziana che litigava con Giuseppe Di Pre. Però era divertente guardare, anche come uno guardava i mostri del tubo litigando fra di loro, no? Si sapeva che erano delle commedie all'italiana, delle commedie di YouTuber all'italiana, quindi delle commedie un po' al ribasso, però uno perde del tempo e
Allora, niente, un mio appello è che chi guardi questo video, saranno in pochi, 40 persone, 30, 10. Poi per editarlo, per mettergli la scheda e tutto, risulta che ci sono 5 visioni, ma è perché uno deve trafficare. Mi dica che fine ha fatto Giuseppe Simone? Se ancora carica dei video e in quale canale di YouTube, qual è il suo vero canale? Perché ce ne sono tanti che hanno video suoi, ma magari sono video, sono canali taroccati. Molti sono dei remix, delle compilation di Giuseppe Simone. E niente, perché mi piacerebbe continuare a seguirlo, a vedere la sua evoluzione, soprattutto perché è dimagrito, già c'è un altro linguaggio, già non era quello degli inizi, ha cambiato stile, forse ha cambiato cose che sente di esprimere, perché tutti noi che facciamo dei video di YouTube, a parte voler andare, che ne so, alle Hawaii con 1 miliardo di dollari a vivere in uno yacht guadagnando con un video virale, sentiamo che abbiamo qualcosa da esprimere, come io. Che soltanto per la soddisfazione di compartire qualcosa con tutte e tutti voi registro, perché già mi sono reso conto dopo 3 anni e mezzo che non si guadagna un cazzo con internet. E se arrivi alle 100.000 visioni, che un video mio già c'ha più di 80.000 visioni, che ho fatto così per perdere tempo, perché molti video che ho fatti con il cuore, mettendoci il cuore, non li ha visti quasi nessuno. Ho fatto un video, non so come pulire, sturare il lavabo, mi sembra, o come pulire il cesso, che l'hanno visto 30.000-70.000 volte. Quelli li ho fatti per scherzo. Non pensavo che li avessero mai visti 70.000 volte in 2 anni e mezzo. O come collocare un sanitario 10.000-20.000 volte. Invece ho fatto dei video molto seri di letteratura che li hanno visti 800 volte. Cazzo da fare. Oh, è così. Fai un video che dici: parlo di libri, non lo vede nessuno. Sturo un cesso, lo vedono. Allora magari mi daranno, se mi daranno, 100 dollari fra altri 2 o 3 anni, quando raggiungerà le 100.000 visioni. Perché occhio, lordi, io al primo anno avevo raggiunto gli 80 dollari lordi fra tutte le pubblicità, no? Che poi non si poteva mettere la pubblicità nel mezzo, lordi 82. Dopo un anno mi hanno azzerato tutto. Poi un'altra cosa, che adesso sto aumentando di nuovo le visioni, quello che mi danno per visione lordo, ho raggiunto qualche centesimo, però anche se puoi mettere pubblicità nel mezzo e anche alla fine, ti chiedono di iscriverti ad AdSense. E quindi io per il momento non ho un'occasione di poter pagare PayPal al mese, o non so come funziona, sono disoccupato. E quindi hanno complicato le cose. Non so se raggiungerò le 100.000 visioni in un video, se mi conviene iscrivermi ad AdSense, perché magari mi danno 100 dollari e devo pagare le tasse su quello. Ma per 100 dollari non mi metto nei casini. E poi non mi iscrivo ad AdSense perché magari ci sarà da pagare un qualche cosa, un minimo. Non so come funziona. Quindi qualcuno di voi mi dica che devo fare. Comunque è lontano il momento nel quale in cui io posso dire: vabbè, ho ricevuto 100.000 visioni in più di un video, mi devo iscrivere per forza ad AdSense. Per il momento chi se ne frega, perché non ho solo in un video 70.000 visioni, ma in 3 anni e mezzo, cazzo. Allora niente, taglio questo video perché taglio la colazione. Devo andarmene, devo andare in bagno. Ho bevuto tanta acqua, colmati.
con questa infusione che è del Sud America, che si beve con la bombigia, con questa cannuccia di ferro che ha un filtro, e quindi che mi manda a pisciare un mucchio, e anche aiuta per altre vie. Un saluto a Giuseppe Simone, se mi ascolta, a Marco Travaglio, che non ha voluto trovare un capitano per la nave del PD, che ha preferito lasciare andare alla deriva. Quindi, se voi che mi ascoltate siete pidini, non colpate soltanto Matteo Renzi di essere il capitano del PD e dell'Italia, ma colpate chi lo ha scelto fra i partiti politici Marco Travaglio. Resta di stucco e un barbatrucco, è diventato rosa come la pantera. Ma colpate anche Marco Travaglio, dicevo, perché lui, avendo l'occasione di scegliere un capitano per il PD, un capitano o un comandante, non so cosa cercasse, perché il capitano è un grado, il comando è un posto che può anche essere uno stromo a comandare una nave se il capitano è assente, come quando per esempio in una missione di esplorazione il capitano Kirk doveva farsi teletrasportare in un pianeta, oppure andava in un'altra astronave, oppure andava nell'astronave Klingon, oppure andava in una base spaziale o per i cazzi suoi, si radunava nel ponte del teletrasporto, come succede nelle navi anche normali, e faceva il passaggio di consegna del comando all'ingegnere Spock, al signor Spock, che era ingegnere dei motori. Poi invece c'era il macchinista in prima che stava nei motori giù, ma Spock era l'ingegnere di bordo. Allora era un ufficiale superiore Spock, però non deteneva il comando. Quando c'era il capitano Kirk che comandava lui, quando invece rimaneva solo Spock nella nave perché il capitano Kirk se n'era teletrasportato su Marte, rimaneva Spock a comandare la nave. Se Spock avesse pranzato un'impepata di cozze, gli avesse venuto un cagazzo mostruoso, l'avessero ricoverato in infermeria, c'era l'ufficiale di comunicazione che non so se si chiamava Sulu o Zulu. No, lui era il Nostromo Zulu, perché si occupava degli scudi, delle armi, della rotta e tutto quanto, no? Allora, pure l'ufficiale in comunicazioni potrebbe diventare il comandante se il comandante designato muore, se gli viene un cagazzo, deve essere teletrasportato, fino ad arrivare all'ultimo ufficiale superiore, e in casi estremi pure i sottufficiali possono prendere il comando della nave con più limitazioni. Ma se uno sparo nemico ammazza tutti gli ufficiali, il primo sottufficiale è quello che comanda la nave. Quindi in ogni modo io sarei stato un buon comandante, anche se magari, ecco, io dico che in internet c'ho il grado di navigazione di capitano, però magari come Nostromo non me la cavo. Adesso prendo questo. Alla faccia vostra e alla mia salute, anzi pure alla salute vostra. Sa di fragolina. Come direbbe fuori camera il nostro amico Mimmo Corcione,
Minchia, che roba! Oh no, quello è da siculi. Allora lo direbbe Monte Albano, no? Minchia, che roba! Vabbè. Az, diremmo a Roma. Az, che roba! Oppure il grande Alberto Sordi. Ammazza, che merda, oh. Ma lui se lo poteva permettere? Lui se lo poteva permettere? Beh, grazie di avermi seguito fin qui. Grazie di aver visto tutti i miei video. Grazie di sostenermi. Purtroppo vedo che YouTube ancora è molto lontano dal volermi generosamente pagare centinaia di migliaia di milioni di miliardi di euro. Sono disoccupato. Appoggiatemi come potete. Io non vi chiedo denaro, ma vi chiedo di guardare tutti i miei video, di commentare quelli che vi piacciono di più, di votare mi piace quelli che vi piacciono, non tutti, e di condividere quelli che vi piacciono con i vostri amici, di iscrivervi nel canale e eventualmente anch'io mi posso iscrivere nel vostro canale. Soprattutto, se avete dei temi da propormi, scrivete nel reparto discussioni del canale i temi dei quali volete che io vi parli, di letteratura, di quello che vi pare, perché io voglio avere una comunicazione con il mio pubblico. Quindi lo dico a quelli che mi hanno seguito fino a qui. Gli altri che hanno smesso di guardare il video non sapranno mai quello che dico a questa altezza del video. Mi piace comunicare con il mio pubblico ogni volta che hanno commentato in forma civile un video mio o che hanno commentato in modo civile nella discussione del canale. Io ho sempre risposto: accetto ogni critica e non metto filtri, pure quando la critica è acerba. L'importante è che si critichi quello che può sembrare il personaggio che rappresentano. Se sono degli insulti personali, filtro l'insulto e non è che censuro. Se invece sono delle critiche sentite e che non insultano a me come persona, ma che considerano quello che faccio e poi che mi suggeriscono cose, temi, mi fanno parte di una comunità che mi segue, allora perché non è che io raggiungo tante visioni, siete voi che mi fate raggiungere delle visioni a me. Quindi io vi devo tutta la mia stima per seguirmi, per appoggiarmi, e siete voi che guardandomi mi date degli incentivi a seguire, perché se no magari lascerei perdere tutto. Quindi so che qualcuno mi guarda, faccio dei video perché per quelle persone che mi continuano a guardare e per altri che mi inizieranno a vedere. Quindi sono contento anche quando mi criticano, l'importante è che siano delle critiche civili, che mi considerino come persona. Poi ho tutti i miei limiti e non voglio passare per un saputello, per un genio. Anzi, voglio mostrarmi anche in tutti i miei limiti e in tutte le cose che non so, oltre che quelle che so. Voglio mostrarmi nella mia interezza di persona, di individuo. Quindi ringrazio tutti quelli che mi sapranno apprezzare anche nei miei limiti, nelle cose che non so, che non dico, che ometto, perché sono così io, mi voglio mostrare come sono. E quindi appoggiatemi per quanto potete. Non sono nulla di speciale, sono uno come tutti voi, come tutte e tutti voi, né più né meno. Sono uno qualunque, un Soyuz, come dicono i russi, che oltre al nome di un satellite significa uno che passeggia, che cammina per la strada, un viandante. Io sono un viandante della vita come tutti, tutte e tutti voi, uno che trovate nei bar, trovate per la strada, nelle piazze, trovate come vicino di casa, uno come i vostri parenti, amici e familiari, uno come voi stessi. Ho letto, però sono perito ragioniere, anche se c'ho tre librerie nella mia stanza, come vedrete dai video sui libri, perché sono sempre stato curioso, ma non mi ritengo una persona particolarmente intelligente. Quindi i miei contributi che ho voluto dare letterariamente sono stati soltanto per condividere le mie passioni letterarie, non per farmi passare per un genio.
e cerco di condividere tutte le occorrenze che ho, come questa di questa mattina, che adesso faccio tardi per uscire di casa, ma lo faccio volentieri per condividere qualcosa con tutte e tutti voi. E se voi potrete appoggiarmi, guardando tutti i miei video e condividendoli, votando like, mi fareste un grande favore, perché quello mi motiva sempre di più, mi galvanizza ad andare avanti e a compartire sempre più nuovo materiale con tutte e tutti voi. Quindi vi ringrazio nuovamente e vi lascio. Arrivederci, ciao, saluti a Giuseppe Simone, ad Andrea Di Pre, a Matteo Montesi e a Christian Ice e a tanti altri che adesso non mi ricordo, scusate, il prossimo video tratterò di menzionare tutti quelli che hanno commentato i miei video. Grazie di cuore, ciao.